E buon senso vuole che un impianto che inquina in una zona dove c'è un depuratore che già inquina, un impianto che potrebbe diventare un paradiso, lo si sta utilizzando per modernizzare. Ma che modernizzare? Chi lo state raccontando? Si sta ampliando. Volete modernizzare? Modernizzate quello. Utilizzate i soldi che ci sono per modernizzare quello. Perché inquina? Perché sta impedendo a cittadini che vivono in quella zona, dove ci stanno altri posti con una densità abitativa inferiore, che stanno ben tranquilli. Ma i cittadini di Siderno, che hanno speso, diceva, 300 milioni per fare casa, stanno là e si beccano tutta la Ma puzza. dovete comprare voi la mia casa, la dovete comprare voi. Ora io Siete dico, seduto lì, tutti. normalità vuole che si riuscirà assieme. Io sono uno di quelli che 35 anni fa, vengo dall'altro posto, vengo da Città Nuova. 35 anni fa ho deciso di spostare la mia vita in un paese dove stavo benissimo, a Siderno, perché ero convintissimo di trovare molte cose belle: il mare, la città ordinata, la città pulita. Io amo dire le cose con estrema chiarezza. C'era un impianto che inquinava, c'era una battaglia, chi se lo ricorda, di Sergio Lupis, di altri amici che hanno continuato la battaglia, la BP, e forse l'hanno vinta. E forse l'hanno vinta. Però in quest'ultimo ventennio quella bella cittadina l'abbiamo dimenticata. E ora stiamo, oltre al depuratore che non depura, ora piazziamo anche questo ampliamento, questa modernizzazione, dove si tratta solo di raddoppio e di altre fonti di inquinamento. Non voglio drammatizzarla più di tanto, però dico: chi oggi deciderà, decide il futuro di Siderno. Se Siderno debba essere una città a vocazione turistica, come si dice, dove c'è un ambiente, un'aria respirabile, dove si cammina per le strade e si vive sereni, perché anche l'ambiente c'è per vivere sereni, oppure di vivere in una città dove gli odori, dove il mare stanno prevalendo sull'ambiente. Decidete, ed è un fatto importante per tutti.